Buongiorno, allora oggi si va su al Monte Legnoncino. Io adesso ho parcheggiato lì a Pestreno, paesino dopo Dervio, quindi adesso faccio la salita tutta in asfalto, poi qualche sentierino, poi ancora asfalto, poi ancora qualche sentierino fino ad arrivare su in vetta, poi dopo a scendere tutto trail, solo l'ultimo pezzo dovrebbe essere un pochino di asfalto e il panorama parte già bene. Ok, proseguo sul sentiero, fra poco è finito, lì c'è la galleria, poi c'è anche un barettino qua avanti se non sbaglio. Panchina e il paradiso. Laghetto, mamma mia che freddo, tutto ghiacciato, 11 km, 800 metri di dislivello, proseguo. Sono arrivato al rifugio Roccoli, che è lì sopra, si vede che fa freddo, mamma non avete idea che freddo. Ora prendo il sentiero che c'è qui sulla destra, che è quello un po' più soft, dovrebbe essere per arrivare su alla cima, poi invece vedo se scendere da quello a parete o rifare questo. Mamma mia che roba. Dai che ci siamo quasi, già qui il panorama, devo salire su là e poi c'è ancora un pezzettino. Mamma che freddo, non avete idea, mamma mia, però tanta roba. Brrr! Che gelo, è il vento, perché se non fosse per il vento non farebbe così freddo, eh? Ma c'è su un vento, ah qua ci sono le gallerie. Carino. Sì.
Eccoci. Ok ragazzi, siamo arrivati in vetta Monte Legnoncino. Sono circa un 1100 di dislivello per una quindicina di chilometri. Qui siamo a circa 1700 metri di altezza. Tanta roba. Che freddo, tanta roba, eh? Vista spettacolare. C'è la croce. Madonnina. Freddo, vento, però almeno non c'è neve. Un pezzettino giù, poca roba, quindi ancora bello percorribile. Sentiremo in su. È un po' tostino, però ci sta, molto bello ragazzi. Ok, adesso scendo, vado lì e poi comincio a farmi tutto il trail di discesa. Ok, chiesetta di San Spirito. Ok, allora scendo per il trail che ho fatto a salire e arrivo fino giù al rifugio e prendo l'altro sentiero per scendere. Sono tornato qui al rifugio, se mi fermo un attimo e poi comincio a scendere. Ok, qui sono sul sentiero dove ci sono le trincee, le caverne della guerra. Qua c'è una galleria. E adesso proseguo. Panorami, ne abbiamo? Che miseria. Ok, qua si vedono bene le trincee, da là in fondo, passano qua sotto e proseguono. Ok, siamo arrivati al rifugio Bellano. Un bel culo, vedete voi. Ok, sono arrivato al laghetto di Artesso. Che spettacolo. Delle panchine, tavoli, un silenzio allucinante. Fontanelle. Ok, proseguo. Ok, adesso ho fatto questo pezzo, non è molto consigliabile, però volendo c'è anche la strada. Non ho guardato da dove si prende, però volendo è fattibile. Il resto è tecnico, ma è ancora fattibile. Ok, ho preso la strada vecchia, panorama della Madonna. Adesso entro nel paesino chiamato Sommafiume, che è questo qua, ragazzi, spettacolo. Lo passo e vado a prendere un altro trail. Ok,
Allora, questo pezzo qua di sentiero dopo il paesino che avete visto è proprio impraticabile per via comunque delle foglie, vedete, parrami, c'è di tutto giù. Ecco qua, c'è proprio giù la pianta sul sentiero e io devo andare giù lì. Ok, ho trovato un pezzo su e ho girato l'albero, mamma mia. Boh, proseguo. Ok, allora qui siamo a Monte Campiglione. Madre santissima. Che spettacolo. Ok, qua è Monte Piazzo. Ok, sono arrivato al santuario della Madonna di Bondo. Eccola qua. Ok, sono arrivato al bacino artificiale dell'Enel. Mazzo, sembra non finire più. Comunque adesso ormai sono arrivato. Quindi sono circa una trentina di chilometri, qualcosina in più, sì, una trentina, per un 1300 di dislivello. Allora, ad andar su, tutto abbastanza facile, tranne l'ultimo pezzettino per arrivare sulla vetta, ma è proprio poca cosa, poca cosa nel senso che ho visto di molto peggio. Invece il ritorno, vabbè, il panorama lascia perdere, il ritorno ci sono sentieri che non è che li può fare proprio chiunque. Ci sono tratti tecnici sul primo pezzo, poi nell'altro è pieno di foglie, quindi è un bel sentiero, però non inizia a guardare qualche roba, solo che non vedi una mazza, però il sentiero è bello, quindi se avete un po' di dimestichezza comunque ve li fate. Poi c'è il pezzo dove c'è giù l'albero e quindi niente, vedete voi un attimino se cambiare qualcosina, se vi scaricate la traccia. Quindi niente, il video finisce qui, se vi piace mettetemi un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!